Dunque, oggi cominciamo ad occuparci, portiamoci un po' avanti con la metodologia, anche se siamo ancora un po' indietro con le esercitazioni, di che cosa succede dopo. Che cosa succede dopo la fase di definizione dei requisiti. E quindi ho provato a intitolare questa chiacchierata dalle use case al web design, cioè come passare da quella che sarà la narrativa che dovremo descrivere sui nostri use case, che diciamo così, abbiamo scelto e letto come metodo di rappresentazione dei requisiti, passare da lì alla progettazione web. Perché a un certo punto, prima o poi, dovremo avere su un foglio di carta o su un documento scritto quali sono le pagine JSP, quali sono le classi, quali sono i DAO, quali sono i BIM, e quali sono i loro campi, no? E cerchiamo di farlo, quindi come obiettivo, cerchiamo di farlo con una serie di passi di progettazione, qui ho scritto documentati e tracciabili, cioè, nel senso che tu puoi sempre avere quello che si va a dare un'occhiata ai casi d'uso e poi dice, ah, lo implemento così, con un gap, un buco che c'è tra il requisito e poi l'implementazione, che nella testa di qualcuno quell'implementazione soddisfa quel requisito. Il problema è che poi non c'è modo di sapere se lo soddisfa per davvero o se fai evolvere i requisiti, come fare a far evolvere di conseguenza la progettazione e quindi l'implementazione del sistema. Quindi noi vogliamo riuscire a arrivare sì alle classi da scrivere, e poi bisogna scriverle, ma arrivarci tenendo traccia del ragionamento che abbiamo fatto. Ragionamenti i quali ciascun passettino ovviamente ci aggiungiamo, facciamo delle scelte di progetto, aggiungiamo della conoscenza, dell'informazione, cioè non è un processo meccanico, no? Ma è un processo nel quale gradualmente si fanno delle scelte via via più dettagliate per portare a una scelta di come implementare il sistema. Quindi oggi cominciamo a vedere un aspetto di questo che è quello funzionale, sequenziale. Quindi avremo anche i punti in cui diciamo, sarà evidente che abbiamo fatto una scelta piuttosto che un'altra e sappiamo che se dovessimo rivedere quella scelta, da quel punto in avanti andrà tutto ripensato o in parte ripensato. L'altra cosa a cui dovremmo cominciare a pensare, anche se oggi non abbiamo il tempo di ancora sviscerarla fino in fondo, sì, però noi non stiamo progettando un qualsiasi sistema informatico, stiamo progettando un sistema web, basato su web, no? Che dice, va bene, però c'è un problema, che il tipo di interazione, di collaborazione tra gli oggetti del sistema e l'utente sono vincolati da quello che ci può offrire la tecnologia web. Per dirne una molto semplice, non c'è modo per un server di forzare una pagina sul browser dell'utente. Non c'è modo per un server di sapere se l'utente in quel momento sta guardando quella pagina o ha chiuso il browser, se non con delle logiche che possiamo certo inventarci di timeout, di polling periodico, ma sono tutte sovrastrutture, diciamo così, in modo nativo no. Se io invece facessi un'applicazione Windows, in qualunque linguaggio di programmazione o un'applicazione desktop, l'applicazione certo che lo sa se è aperta o chiusa. L'applicazione certo che può decidere in qualunque momento di cambiare la videata, perché per qualche motivo ha deciso che è meglio così. L'applicazione web no. No, l'applicazione web è un'applicazione, come si dice, reattiva, cioè reagisce alle richieste dell'utente. E la risposta che dà deve essere definitiva, cioè una volta che ho dato la HTML è fatta, la frittata è fatta, no? Poi, per carità, questi pattern poi si sono evoluti con il cosiddetto Web 2.0, tecniche Ajax, eccetera, che quest'anno non toccheremo in questo corso. Però, per dire che l'insieme delle soluzioni possibili verso cui la progettazione deve andare non è totalmente libero, ma dovremmo incastrare il comportamento che noi vogliamo dal sistema all'interno di quelle che sono i tipi di combinazioni e di passaggi di dati e di parametri che sono permesse da un'applicazione web. Per cui io non puoi farci venire mal di testa, ma questo qua lo metto in sessione, questo è un parametro della richiesta, questo lo nascondo da qualche parte, perché è lì dentro che dobbiamo vivere. Quindi, questo ve lo accenno adesso, ma lo riprenderemo poi più avanti.
Allora, partiamo dal primo passo. Allora, come facciamo a rappresentare, come dicevo, questa serie di passi progettuali uno dopo l'altro? Allora, la scelta che, diciamo così, abbiamo fatto di presentarvi, ma diciamo così, una scelta abbastanza normale, abbastanza standard, no? È quella di usare UML come strumento di rappresentazione. E quindi andare a cercare tra i formalismi, diciamo così, previsti dall'UML, quelli che più si adattano ai sistemi web. Perché l'UML non è nato col web in mente, è nato con in mente i sistemi object oriented, quindi applicazioni in un linguaggio orientato agli oggetti, diciamo così, grosse applicazioni Java o cose di questo genere. Poi si può applicare al web con delle accortezze, con delle limitazioni, perché l'HTTP, le pagine web non sono oggetti. No? Sì, possono usare oggetti sia sul client che sul server, ma poi hanno un'infrastruttura che è molto più semplice e molto più sequenziale. Ma quindi andiamo, diciamo, con giudizio a sfruttare un formalismo che ha il vantaggio di essere ben definito e noto ai più, e andiamo a cercare di capire come quel formalismo lo possiamo sfruttare per aiutarci a documentare, no, ciò che stiamo facendo, ciò che stiamo progettando. In modo semi-empirico anche, perché poi qui non c'è uno standard, ci sono tante soluzioni che poi si possono adottare, o diversi gruppi di lavoro possono adottare. Allora, io a questo punto però vorrei chiedervi che cosa sapete o quanto sapete voi, o meglio quanto ricordate, di UML. Che cosa avete fatto Tranquilli, perché da niente a tutto va bene, solo per sapere un attimo quanto tempo dedicare. Sapreste dire quali sono i principali diagrammi di UML? Activity Diagram, che è l'unico che non fa niente. No, vabbè, allora, io quello che faccio. No, ma non c'è problema, era una domanda prevista per capire come organizzare i tempi. Allora, io vi faccio un rapido, diciamo così, rinfresco. Sì, il class diagram è più facile, no? È l'ultimo. È l'ultimo che faremo perché è quello più vicino all'implementazione. Allora, io ho trovato, c'è un sito carino che si chiama RefCards, no, scritto qua, dove ha tante brochurine di poche pagine, 3, 4, 6 pagine, e che sono, vabbè, delle RefCard, no? Come dice il nome, degli schemi di riferimento per ricordarci, eccetera. Allora, piuttosto di mettermi lì a fare disegni brutti con le slide, partirei da questo, così avete anche un riferimento. Non spiega, che ovviamente, però è una guida, no? Allora, sulle slide c'è anche poi l'indirizzo da cui scaricarlo. Sono cose gratuite, ma bisogna registrarsi. Io non ve lo posso mettere sul sito perché non credo che la licenza lo permetta, cioè, devi scaricare il loro sito, basta che lo carichi uno, poi ve lo passate, ma io non lo posso pubblicare sul mio sito, se no mi arriva la mail, ma poi è giusto così. E quindi il diagramma, l'UML2 dice andiamo. Vi vado a estrarre le frasette che mi interessano di più, no? L'UML2 sono dei tomi, tanto così, no? La specifica completa, ma dal nostro punto di vista si sintetizza in, qui dice, 13 differenti tipi di diagrammi. Diagrammi che possono essere, appartenere a due grosse categorie, diagrammi che servono per descrivere un sistema software, in alcuni casi anche sistemi più ampi di sistemi software, quindi misti hardware software, ma noi ci concentriamo sui sistemi software, per descrivere un sistema software nelle sue varie fasi del ciclo di sviluppo. E i diagrammi sono di due tipi, due grosse famiglie, che sono quelli di tipo strutturale e quelli di tipo comportamentale. I diagrammi di tipo strutturale danno una fotografia dall'alto del sistema quando è fermo, cioè come è fatto, di quali pezzi è fatto e come questi pezzi sono collegati tra di loro. Poi, a seconda del significato che date al termine
informale pezzi, ottenete diagrammi strutturali con precisione diversa, con granularità diversa. Allora, quello più noto, poiché parliamo di diciamo così, sistemi orientati agli oggetti, è il cosiddetto diagramma delle classi. No? Un diagramma delle classi è un diagramma che elenca in modo grafico, ma poi ci sono anche dei linguaggi testuali in cui rappresentare le stesse cose, ma noi lo usiamo proprio perché graficamente è facile, visivamente è facile da comprendere, no? Rappresenta le classi che il nostro sistema, di cui è composto il nostro sistema, o alcune delle classi di cui è composto il nostro sistema. Noi non avremo, non ci faremo problema a fare un pelino di violenza a questo concetto di classe dicendo che anche una pagina GSP è una classe, che ha un'interfaccia fissa, che è l'interfaccia request response, non è che si può fare altro, ma il suo comportamento, no, è una classe, non è un oggetto diverso. Poi in realtà sappiamo che verrà tradotta veramente in una server, ma questo è un dettaglio che non ci interessa in fase di progettazione. E quindi una classe, vabbè, l'UML può definire il nome della classe, le proprietà, i metodi con una notazione grafica a tre scatoline, ma questo ci interessa poco, o meglio, è facile da ricordare. E poi la cosa interessante è che le classi, nel diagramma delle classi, vengono messe in relazione l'una all'altra attraverso una serie di possibili relazioni, di cui qua ce ne sono alcune evidenziate, e delle più importanti viene data anche una notazione grafica, no? Quindi la notazione grafica dice: una classe ne usa un'altra. Una classe ne usa un'altra vuol dire che una classe usa almeno un metodo dell'altra classe. Quindi per funzionare la classe A ha bisogno che la classe B ci sia. Diversa è la situazione che la classe A ha una classe B, no? Linea solida. La linea solida sta a indicare che di fatto tra le, normalmente, la versione più semplice è che tra le property della classe A esiste un riferimento a un oggetto di tipo B, di tipo classe B. No? E quindi possiede all'interno della classe A c'è una classe B. O meglio, quando il fatto di possedere un'istanza, un riferimento a una classe B diventa molteplice, vuol dire che A diventa un contenitore di tanti B. E allora questo si ricorda attraverso un simbolo di diamante, che è il simbolo di composizione. No? E così come ci sono altri simboli, che poi nei vari contesti uno li va a interpretare, no? Però questo è un simbolo di appartenenza. Per costruire questo servono dei pezzi, alcuni dei quali sono questi, quindi questo appartiene a, fa parte di, no? Quindi non solamente lo contiene, come insieme contengo un elenco di nomi, ma questi nomi, questi riferimenti sono parte del tutto, sono parte del tutto, no? Servono per relazioni tutto parti. E poi c'è quella più importante che hanno messo per ultimo, che è la relazione di ereditarietà. No? Quindi dobbiamo ricordarci che la freccia bianca, la freccia vuota, sta a indicare l'ereditarietà. È un tipo di ISE, generalizzazione se la vedo da un lato, l'ereditarietà se la vedo dall'altro, classe sotto classe. Ma questi sono solo esempi, nel senso che poi in un diagramma UML le relazioni uno se le definisce come vuole, nel senso che può dare un nome a una relazione, questo o uno stereotipo, anche c'è tutto il discorso dei stereotipi per definire tipologie uniformi di relazioni, di classi. Gli stereotipi sono scritti semplicemente tra due simboli di minore e maggiore, l'avrete già visto. Do un significato alle relazioni che posso decidere io, mi invento io, no? Poi c'è tutto il problema della molteplicità, ma non, magari ci arriveremo più avanti quando riparleremo di questo. Questo, dicevo, è il livello più basso. No? Perché quando arrivo a parlare di classi sono già molto vicino all'implementazione, è già una specifica del codice questa, specifica o una documentazione del codice. Non a caso esistono dei tool, non tutti gratuiti, anzi quasi nessuno, ma che sono in grado, dato un diagramma delle classi disegnato, schiacci un bottone e ti generano il codice, gli scheletri perlomeno delle classi, i metodi, eccetera, le property, poi ovviamente il contenuto dei metodi te lo devi scrivere tu, perché non c'è tool che lo puoi indovinare, però
Cioè, è così come ci sono i tool di reverse engineering in cui gli dai un'applicazione Java fatta di classi e di package e ti generano i diagrammi delle classi, perché è la stessa informazione che c'è. Vabbè, poi un caso particolare dei diagrammi delle classi è il diagramma degli oggetti dove, eccolo qua, oltre che di classi si parla anche di istanze di classi, quindi oggetti specifici, che si identificano dal fatto che normalmente il nome di un'istanza è sottolineato, quindi cioè questo è un oggetto concreto che si chiama customer che è di tipo person, e person dovrà essere invece una classe dichiarata dall'altra parte. Questi sono i due più utili, o meglio, più utilizzati, utilizzabili anche in generale, facilmente, e li utilizzeremo anche noi, l'abbiamo già utilizzati per ragionare sui pattern, no? Tra i diagrammi strutturali, perché poi gli altri diagrammi strutturali sono il diagramma delle componenti, in cui si fa vedere che vari componenti possono offrire servizi l'uno all'altro, oppure cose ancora più complesse, in cui è un insieme di componenti che si aggrega in un macro componente che offre delle porte di ingresso e uscita su cui ospita dei servizi. Questo se noi dovessimo costruire effettivamente un'architettura basata sui servizi, complessa, ragioneremo in questo modo, dove poi tutto, magari un'applicazione viene messa dentro un componente e vediamo quali sono le relazioni con gli altri. Però non, diciamo così, nel nostro caso, per i livelli di complessità che useremo noi, non useremo questo tipo di diagrammi. I diagrammi di package, sì, sono un livello in più come package Java rispetto al diagramma delle classi, ma non sono particolarmente utili. Quindi di tutto questo, di tutti i diagrammi strutturali, lo strumento più importante per noi sarà, continua a essere il diagramma delle classi. Però se noi partiamo dai casi d'uso, dalle specifiche, non possiamo subito saltare alle classi. No, il salto è troppo forte, abbiamo visto che le classi sono molto vicine al codice eseguibile, all'implementazione. Ma infatti i requisiti, andiamo a ricordare come è scritto uno use case, ci descrivono il comportamento del sistema, non la sua struttura. Quindi i diagrammi strutturali tendono a essere più di basso livello, più dettagliati rispetto ai diagrammi comportamentali, almeno alcuni tipi di diagrammi comportamentali, perché un comportamento è ciò che già viene descritto in un use case, a un certo livello di semplificazione, ma... E quindi i diagrammi comportamentali sono quelli che in fase di progettazione e non di implementazione si usano di più. Vabbè, sicuramente il diagramma dello use case diagram, no? A cui vi ha già accennato brevemente Marco, quando parlava di use case, lui ha insistito di più sulla narrativa dello use case, no? Il diagramma UML di use case non è altro, o meglio, io lo intendo abbastanza come un modo semplice per avere una vista di insieme degli attori e degli use case definiti. Poi nel formalismo UML non esiste nessun modo previsto per integrare anche tutti gli attributi degli use case, no? Al di là del titolo. Quindi lo scope, l'intento, la narrativa, i casi speciali, non c'è una... Semplicemente c'è un ovale che dice lo use case si chiama così e ti dà il modo di definire le relazioni tra i vari use case, uno use case che ne include un altro, ad esempio, quindi, che ne so, la registrazione include il caso di login, ad esempio, o viceversa, uno che ne estende un altro, oppure use case che sono... la generalizzazione uno dell'altro, nel senso che uno eredita dall'altro, quindi uno è un caso particolare dell'altro. E soprattutto quello che interessa è vedere la relazione che c'è tra i vari ruoli degli utenti, che in UML sono chiamati attori, tra i vari attori e i casi d'uso. Allora, tanto per provare a mettere in pratica quello che abbiamo visto insieme ieri, io ho preso un programmino tra alcuni programmi che ci sono di disegno di use case diagram, di diagrammi ML, no, strumenti UML. Questa è la versione community di un prodotto commerciale che ha tutta una serie di limitazioni, ma per quello che mi serviva andava benissimo.
se vi interessa, si chiama con questo nome strano ASTAH, ASTAC. Non so come si pronuncia perché la ditta già, che lo fa è giapponese, quindi inventatevi voi una pronuncia giapponese di questa parola. E ha una versione community gratuita a differenza delle altre a pagamento. E questo, no, riassume questo diagramma che ho disegnato ieri, riassume il ragionamento che abbiamo fatto sui tipi di utenti. Adesso non sono stato lì a scriverli per esteso, però abbiamo utenti che possono assumere ruoli diversi. No, qui abbiamo le sigle che avevamo definito ieri insieme, quindi non sono leggibili solamente se abbiamo ancora in mente ciò che ci siamo detti ieri pomeriggio. C'era l'utente semplice, che è un pezzo che eredita dall'utente anonimo. Allora ricordiamoci, nel caso di attori, no? In questo caso sono tipologie di utenti, cosa vuol dire l'ereditarietà? Vuol dire che l'utente semplice può fare tutto ciò che poteva fare l'utente anonimo e può fare di più. Quindi è una specializzazione dell'utente anonimo. Quindi tutto ciò che un utente anonimo può fare, anche un utente semplice può fare. Tutto ciò che un utente semplice può fare, anche un utente speciale, l'UX, potrà fare. E quindi, in particolare, potrà fare anche tutto ciò che poteva fare l'utente anonimo. Quindi definire esplicitamente questa gerarchia ci permette di mettere a fattor comune quelli che sono i comportamenti comuni. E invece avere un punto d'aggancio per indicare quali sono invece i comportamenti riservati solamente ad alcune categorie di utenti. Io poi per l'URG mi sono dovuto incasinare perché questo tool di disegno perlomeno non mi permette di dire che l'URG è un URP e anche un URS. L'ereditarietà multipla non me la lascia disegnare, ma perché poi questo nella sua versione a pagamento è capace anche di generare il codice. E quindi ho detto, vabbè, URG lo faccio ereditare da US e poi aggiungo due relazioni a cui ho dato un nome capace di fare, che è per Wolof, capace di fare, può fare anche tutte le altre cose. Non è proprio chiaro come modellazione, io avrei preferito, no, mettere una ereditarietà multipla, ma non me la lascia fare, è importante capirci, no? Poi c'è sempre un trade-off tra una maggiore libertà di disegno, che mi permette magari di spiegare meglio dei concetti, diciamo così, informali o non tutto formalizzati, ma logici, razionali della mia specifica, rispetto a una maggiore rigidità che però è più vicina, permette un'integrazione migliore con il codice. Questi strumenti di disegno, poi no, oggi non voglio perdere troppo tempo, magari se ci servirà, lo faremo, distinguono, o perlomeno ci permettono di definire separatamente, ad esempio qua ci sono tutti gli attori definiti, e poi di creare dei diagrammi in cui vado a posizionare l'attore. Questo è utile perché lo stesso, parlo degli attori, ma lo stesso vale per le classi, la stessa classe, lo stesso attore, la definisco una volta sola, la prima volta che lo uso. Gli do tutte le proprietà, e poi devo fare attenzione quando ho bisogno di nuovo di quell'attore, non creare un altro, no, faccio un diagramma nuovo, ma non vado a creare un altro attore con lo stesso nome, ma in questo caso trascino quello che c'è già. Perché poi ciascuno di questi a sua volta ha tutti dei, in questo caso ho messo qua il commento, e può avere una serie di proprietà, no, che possono essere definite. Adesso sugli attori non fanno nulla perché non servono molto altro che non a documentare, ma poi sulle classi sì, è importante, la classe la definisco una volta sola e la uso più volte. E quindi questi tool distinguono tra oggetti, in questo caso attori oppure classi, come questa, e diagrammi. E i diagrammi a loro volta contengono attori, classi, contengono oggetti. E questa dicotomia la vediamo facilmente quando io prendo uno di questi oggetti, uno qualsiasi, no? E vedete che ho due opzioni di cancellazione: cancella dal modello o cancella dal diagramma. Cancella dal diagramma vuol dire che toglie quell'attore da questa pagina, da questa figura, da questo disegno, ma la sua definizione nel modello rimane. Rimane perché può essere usato anche in altri diagrammi, o potrei volerlo riusare dopo. Cancella dal modello invece vuol dire proprio cancellarlo dal sistema, e quindi anche da tutti i diagrammi associati, perché quell'oggetto lì non esiste, non lo voglio più, mi sono sbagliato, quello che volete.
Quindi bisogna fare un pochino attenzione, no, quando uno usa questi strumenti, che non sono puramente strumenti di disegno e basta. Sono strumenti di disegno, ma anche di progettazione, perché poi alla fine, andando a vedere quelli che sono gli oggetti che ho definito, ho l'elenco dei ruoli, l'elenco delle classi, l'elenco dei package già pronto per la mia progettazione di sistema. Se invece quando disegno, faccio, che so, qua aggiungo un altro attore che per caso è US, ne ho creato uno nuovo di fatto. Questo US qui, che ho appena disegnato, è distinto rispetto a questo US là. No, vedete che qua, per l'US, che è quello giusto, quello vero che ho fatto ieri, cioè, o avevo scritto utente standard, su quest'altro non c'è scritto, è una cosa nuova. Perché lui, da un lato, è uno strumento di disegno, quindi mi lascia fare un po' quello che voglio. Dall'altro, cerca di intercettare nelle mie operazioni di disegno quelle che possono essere le intenzioni progettuali. Quindi, se io voglio mettere un US qua, anche qua fate attenzione che se io lo cancello col tasto delete, me lo cancella il diagramma, ma qua è rimasto, che non va bene, quindi devo proprio cancellarlo da qua. Se voglio mettere un US, prendo di qui e lo trascino. E il fatto di trascinarlo, lui riconosce chi è e quindi, ad esempio, mi aggiunge in automatico tutte le relazioni, in questo caso di ereditarietà, a cui questo oggetto partecipa. No? Quindi, tanto per insistere un po' sul metodo di lavoro. Vabbè, ma questo qua è un modo, no? Dicevamo, strutturale di rappresentare i ruoli. L'altra cosa che avevamo fatto ieri, avevamo cominciato a e questo, se vogliamo, un diagramma statico, no? Abbiamo fatto una volta sola, abbiamo descritto i ruoli del sito, degli utenti del sito. L'altra cosa che avevamo fatto ieri è quella di descrivere alcuni casi d'uso. Allora, io sono andato a prendermi le quattro righe che avevamo scritto ieri nell'ultima mezz'ora e ho definito quelli che sono i casi d'uso, facciamo così, così ingrandiamo un pochino, i casi d'uso relativi all'anagrafica utente. Quindi noi ieri abbiamo fatto come esercizio quella parte di anagrafica utente, quel requisito l'avevamo esploso in quattro casi d'uso. Di cui non avevamo ancora creato la narrativa, no? Però sappiamo quali sono, gli abbiamo dato un nome, cioè crea un nuovo utente, modifica un utente esistente, elimina un utente, visualizza un utente. Allora, qui cosa sto dicendo in questa figura, in questo diagramma? In questo diagramma sto dicendo, guarda, questi sono casi d'uso da sviluppare. Vuol dire che dietro ciascuno di questi ovali ci dovrà essere una narrativa che spiega che cosa succede nel caso fortunato e cosa succede nei casi non fortunati. Che relazione c'è tra i vari casi d'uso? Ad esempio, il fatto di elimina utente, modifica utente, include visualizza utente. Nel senso che per visualizzare un utente devo fare delle operazioni che mi portano a ricercare un utente e vedere i suoi dati, che sono necessariamente il primo passo per poi chiedere di modificarlo o per poi chiedere di cancellarlo. Questo mi dà poi anche questa relazione qua, questo ragionamento mi dice anche, allora comincia a progettare visualizza utente. Poi quando progetterai elimina utente, ci sarà il passo 1 che dice, passo 1, visualizzare i dati dell'utente. Quindi richiami un altro use case, usi un use case che già esiste all'interno di un altro più ampio, più complesso, più lungo. Se io riconosco questo, riesco poi anche a organizzare poi il lavoro. Mentre la creazione dell'utente è una cosa separata dalle altre, non ha relazione. Questo poi significherà poi anche che ci saranno poi delle pagine, dei bin, no? Che sono in comune tra le varie funzionalità, dei controller. E poi ho detto anche che le funzionalità di crea, modifica ed elimina sono accessibili solamente a ORG, al responsabile generale, mentre le funzionalità di visualizzazione sono accessibili a tutti, all'utente semplice. Quindi semplicemente trascinando gli attori giusti, dicendo quale attore è coinvolto in quale caso d'uso. Quindi ho reso esplicite, no, quei ragionamenti che abbiamo fatto sui permessi di accesso alle informazioni. Questo più che questo l'ha messo in automatico quando ho trascinato gli attori, ha riconosciuto che erano legati da una generalizzazione. Questo più significa che ORG non è il discendente diretto, ma indiretto, perché ORG è figlio di US, di
non mi ricordo più qual è, il quale a sua volta è figlio di Wes. Quindi vuol dire che c'è un annidamento di relazione, ma queste sono transitive, quindi lui è riuscito a dedurle, ma questo è un dettaglio di come lavora questo tool. Okay? Quindi questi diagrammi ci servono a questo, fare l'elenco dei casi d'uso, esplicitare le relazioni tra i vari casi d'uso, quindi sono un po' l'indice di quel documento. Dietro ciascuno ovale, immaginate una pagina, che è la descrizione, una pagina e mezza, che è la descrizione di quel caso d'uso lì specifico, la narrativa, da cui poi andremo avanti con la progettazione. E nello stesso tempo mi danno i permessi d'accesso. Chi può accedere a cosa? E questo è il livello più alto, più astratto, no? Di un diagramma comportamentale. Dà dei nomi ai comportamenti e dà dei nomi ai tipi di utenti. Vabbè, poi dice, anche questo dice, guarda che poi dietro ciascuno di questi casi devi avere del testo che lo descrive, perché mettere solamente crea utente non dice nulla. Va bene, lo sappiamo. In realtà noi eravamo partiti dal testo e qui. Poi ci sono altri tipi di attività, di diagrammi, scusate, che descrivono invece il comportamento di ciò che succede all'interno di ciascun caso d'uso. E UML, per non fare torto a nessuno, ci ha messo dentro tutto. Ci ha messo dentro tutte le principali metodologie di rappresentazione dei sistemi sequenziali, cambiandogli un po' il nome per... Allora, Activity Diagram e State Machine Diagram sono due modi alternativi di descrivere il comportamento sequenziale o sequenziale parallelo di un sistema, con due formalismi molto diversi, che tu li guardi graficamente si somigliano, ma poi in realtà quando vai a vedere i dettagli sono bestie molto diverse. Gli Activity Diagram sono più legati a un formalismo che deriva dalle reti di Petri. In una rete di Petri hai degli, loro lo chiamano, un formalismo matematico, informatico, in cui hai un grafo di nodi e questi nodi possono essere posti o transizioni, si chiama così. Questo lo fa vedere, questo è un posto, questi sono posti, place in inglese, e questa è una transizione tra vari posti. E l'evoluzione di una rete di Petri va sotto forma dell'evoluzione dello spostamento di un token. Quindi voi immaginate di mettere un gettone, un token dentro il primo stato e poi questo va avanti, e ogni volta che c'è una transizione questo token, a seconda della semantica della transizione, qui si replica, si duplica e qua invece sceglie se andare da una parte oppure dall'altra. Quindi c'è un posto di tipo AND, un posto di tipo OR. E questa duplicazione permette di modellare anche dei sistemi concorrenti, faccio due cose in parallelo, e poi di definire delle regole di sincronizzazione, del tipo io qua vado avanti solamente quando questo, quando mi arriva il token da entrambi i lati, quindi quando entrambi i task paralleli hanno finito. Quindi va bene per, viene usato, non so se l'avete per caso usato in qualche corso invece gestionale, per modellare processi, no? Perché effettivamente è in grado anche di modellare dei processi che non necessariamente siano informatici, no? Anche dei processi, diciamo così, reali, concreti. Perché vedi i vari processi, vedi come sono collegati, vedi che un processo può partire quando quell'altro ha finito e così via. Questo è un metodo. Non è molto direttamente legato alla programmazione, viene più usato per modellazione, perché non c'è un percorso lineare automatico diretto per passare da questo a codice Java, ad esempio. Cioè, avresti bisogno di interpreti diretti, che non è banale. Per contro esistono molti, adesso non sempre sull'UML, ma esistono molte, diciamo, in letteratura si trovano molti approcci di verifica automatica di queste reti, per vedere che, non so, che un processo disegnato non abbia un deadlock, nel senso che sia garantito che magari finisca, che non vada, che un processo non si inluppi a fare sempre la stessa cosa e quindi alla fine non arrivi mai al risultato finale. Perché sono, diciamo così, entità non solo grafiche, ma che dietro hanno una teoria matematica. E vabbè. Poi, ovviamente, voi avete già visto l'Activity Diagram, ma da giudicare dalle vostre facce, nessuno vi ha mai parlato di reti di Petri, perché quelli dell'UML, sarà perché Petri era italiano e loro erano americani, oppure per ammodernare la terminologia, non lo so, hanno deciso di ribattezzare le cose in un modo diverso rispetto a quello che era la teoria sottostante, ma va bene lo stesso, no? L'altro formalismo, sempre comportamentale,
analogo è quello delle macchine a stati. No, una macchina a stati, o macchina a stati finiti, anche qui ha un concetto di stati e transizioni tra stati, ma le regole di transizione sono molto diverse. Adesso qui sto guardando se c'è, no, non c'era l'esempio, perché lo considerava troppo semplice. In realtà, una macchina a stati parte da uno stato iniziale e può arrivare a un punto di uscita, di terminazione, e tra stato e stato ci sono definite delle transizioni, dove, vediamo se riesco a ingrandirlo, ogni transizione è caratterizzata da tre tipi di informazioni, almeno tre. L'evento, una condizione e un'azione. E questo modo di ragionare è comune a moltissimi sistemi basati su regole. Cioè, quella transizione scatta quando io sono nello stato di partenza, quando il sistema si trova nello stato di partenza, avviene l'evento press on, che è il trigger, il grilletto che fa scattare la transizione, a patto che la condizione else power sia vera, a volte si chiama condizione di guardia quella, no? Nel senso che se la guardia è vera posso andare avanti, se la guardia è falsa, anche se l'evento avviene non faccio la transizione. È una condizione booleana, quindi fatto la transizione se avviene un evento, in corrispondenza dell'evento press on, qualcuno ha schiacciato il bottone on, purché ci sia energia elettrica, else power, tra parentesi quadre c'è la guardia booleana, e nel fare la transizione eseguo un'azione, show menu, mostra il menu. Negli stati non faccio operazioni, le operazioni che faccio le faccio durante le transizioni. Quindi di fatto è evento, condizione, azione. Trigger, guardia, effetto, se uno usa la terminologia formale, no? E poi ci sono gli stati che sono dei punti d'arrivo e di attesa che capiti un altro evento che mi permette di uscire da questo stato e andare in un altro. Poi la particolarità di questi diagrammi previsti dall'UML è, dove sono, è il fatto che aspettate, mi sono perso qua nello zoom. Sì, qua. È il fatto che, eccolo qua, non avevo ingrandito abbastanza da vederlo. È il fatto che uno stato possa al suo interno dividersi in due modi. Il primo è uno stato che si chiama play music, e al suo interno può essere decomposto in una sequenza di altri stati. E questo mi dà uno strumento di astrazione. Posso modellare un sistema a un livello più astratto oppure entrare nel dettaglio e vedere i sottostati di cui è composto. Quindi posso avere un sistema, che è un elettrodomestico, che è in uno stato on oppure off. Semplice. Dopodiché lo stato on, se vado a vedere dentro, lo apro e dentro sarà fatto di tanti sottostati. Questo tutto sommato è semplice. La cosa più, diciamo così, potente è quella di poter dire che i vari sottostati sono a loro volta concorrenti, cioè viaggiano in parallelo, quello che nella rete di Petri era il fork. Quindi quando io entro dentro lo stato 1, in realtà sto entrando contemporaneamente dentro due stati, play audio e show timer. Se fossero stati sequenziali vado o in uno o nell'altro. Qui sto dicendo che quando entro nello stato 1, la musica comincia a suonare, play audio, e parallelamente viene visualizzato il timer e dentro questi stati, questo sembra solo uno stato da solo, ma in realtà probabilmente lì dentro lo vado a espandere, mi darà il comportamento sequenziale. E quindi mi dà questa combinazione serie parallelo, sequenza concorrenza. Anche qua loro li chiamano state diagram, ma si rifanno a una teoria, anche qua matematica, un formulario matematico che si chiama state charts. Sviluppato negli anni 70 da un matematico che si chiamava Harrell, di cui gli estensori di UML hanno, diciamo così, ripreso il formalismo, l'hanno un pochino adattato a quello degli altri tipi di diagrammi. Questi sono un po' degli outsider, questi due diagrammi, perché qua non si parla di classi, non si parla di package, non si parla di attori, cioè, mi verrebbe a dire, non c'entrano niente. Non sono molto ben integrati con gli altri tipi di diagrammi dove effettivamente ragioni sui componenti di un sistema oggetti. Ci sono perché quando hai bisogno di descrivere il comportamento dettagliato di magari un metodo di una classe che è particolarmente incasinato, e allora lo fai vedere così. Però questi stati sono gli stati interni di una classe.
non si parla di metodi chiamati a una classe diversa, qui sono tutte all'interno di una singola classe. Oppure se lo faccio, lo faccio per mostrare il comportamento del sistema a livello molto alto, molto astratto. Quindi sono un pochino, ogni volta che le riguardo mi viene da chiedermi ma che c'entrano, no? Dentro UML. Però sono strumenti di rappresentazione. Poi invece c'è il tipo di diagramma che a me piace di più, che sono i diagrammi di interazione. Adesso questa scheda qua li indica come se fosse una categoria a parte, no? Cioè, diagrammi strutturali, diagrammi di comportamento, che sono activity state, e diagrammi di interazione, che sono gli altri. Io, vabbè, nessuno mi ha chiesto l'opinione, ma questi diagrammi secondo me sono ancora, forse anche di più, di tipo comportamentale, però li chiamo interazione, va bene. Per distinguere forse, chi ha creato questa scheda, per distinguere il comportamento, diciamo, interno ad una classe, behavioral diagrams, dal comportamento complessivo del sistema che è dato dall'interazione tra le varie classi. Allora, questi sono quelli che ci interessano, che io trovo molto espressivi, no, per quanto riguarda soprattutto sistemi come sistemi web, che sono fatti di un rimpallo continuo di messaggi avanti e indietro. E in particolare, tra i vari, ci sono anche qua due o tre tipi diversi di diagrammi di tipo interazione, quelli che secondo me sono più espressivi sono i diagrammi delle sequenze, i sequence diagram. Forse li avete già anche usati o visti senza sapere come si chiamassero, che fossero formalizzati. Allora, i sequence diagram sono dei diagrammi, vediamone, anche qua c'è un esempio, no? Sì, ma l'esempio è dettagliato, quindi aspettate un attimo. No. Sono composti da una serie di quelle che loro chiamano lifeline, no? Linee di vita. Una linea di vita è una linea verticale che parte dall'alto e scende verso il basso, dove immaginiamo che ci sia un asse dei tempi sottinteso che va dall'alto verso il basso, e la linea di vita inizia con il nome di un oggetto e prosegue tratteggiata, con un tratto tratteggiato, a indicare il periodo di tempo in cui quell'oggetto esiste, è vivo. All'interno della linea di vita ci saranno degli intervalli di tempo in cui l'oggetto non solo esiste, ma è anche attivo, cioè fa delle cose. E queste sono indicate con un tratto più spesso, tipicamente un rettangolino sovrapposto. E queste linee di vita normalmente le possiamo associare a ciò che vogliamo, ma normalmente vengono associate, eccolo qua sotto, o a degli attori, o delle classi, quindi un attore può avere una sua linea di vita, una classe può avere una sua linea di vita, qui dice generale, questo è il simbolo generico, un rettangolo, normalmente lo si usa questo rettangolo per rappresentare una classe, e poi ci sono alcuni, diciamo così, simboli particolari, di cui tra un attimo io uso di questo, che indicano i confini di un sistema. Quindi arrivo fino al confine di un sistema, il boundary. Oltre non so cosa ci sia, in questo momento non mi interessa. Però so che l'interazione è tra me e qualcosa che sta oltre quel confine, ma io non sto vedendo, quindi vedo che arrivo solamente fino al confine. E beh, poi altri dettagli che vogliamo. Queste linee di vita sono tutte parallele, quindi oggetti che esistono, perlomeno per un certo intervallo di tempo, contemporaneamente, e che si possono scambiare messaggi. E lo scambio di messaggi viene rappresentato con delle frecce tra le varie linee di vita. Una freccia rappresenta l'invio di un messaggio. Nella terminologia object-oriented, inviare un messaggio significa chiamare un metodo. Poi in alcuni casi, a noi viene anche bene questa terminologia, perché a volte è proprio l'invio di un messaggio HTTP. Chiamare un metodo inviando un messaggio sul protocollo HTTP. E questo invio di messaggio può essere sincrono o asincrono. Vabbè, poi le varianti sono molte, ma rimaniamo sull'essenziale. Un messaggio sincrono è un messaggio nel quale il chiamante attende risposta. Quindi il chiamante deve rimanere vivo fin tanto che non arriva la risposta, fin tanto che il chiamato non ha finito di lavorare e non ha inviato una risposta.
Risposta che a volte viene anche indicata attraverso una linea tratteggiata. Che qui non è mostrata, ma la faccio vedere dopo. Un messaggio invece di tipo asincrono è un messaggio che io ti mando e poi mi disinteresso. Non sei tenuto a darmi una risposta e di sicuro io non me l'aspetto e vado a fare altre cose. Il messaggio sincrono è la chiamata HTTP. L'utente chiama una pagina e l'utente tendenzialmente sta lì ad aspettare che la pagina arrivi per vederla, nel caso normale. Un messaggio asincrono è un forward che facciamo tra pagine GSP. La pagina GSP arriva a un certo punto e poi fa forward a una seconda. Un controller fa forward alla vista. Da quel punto lì in avanti, il controller non aspetta che la vista non risponde a lui, tra l'altro, risponderà all'utente. Quindi il controller può benissimo fare altro o normalmente morire, perché tanto non serve più. Quindi è un messaggio asincrono, non richiede risposta e chi manda il messaggio non l'aspetta. Nel caso del forward non solo non aspetta, ma muore. Mentre invece un'inclusione, se fosse un include tra pagine GSP, è un messaggio di tipo sincrono. Io passo il controllo a te, tu farai le tue cose, poi dopo ritorni e io continuo a fare il lavoro. Ma nel frattempo l'ho aspettato, non potevo fare altre cose, dovevo aspettare la tua risposta. Vabbè, poi ci sono dei dettagli su messaggi che si creano, si distruggono, eccetera. Poi c'è un'altra, queste frecce che si susseguono lungo l'asse dei tempi permettono di rappresentare comportamenti puramente sequenziali. Nel caso di comportamenti che non siano puramente sequenziali, esiste una notazione di questo tipo che dice, guarda, questo messaggio può essere ripetuto più volte, ad esempio, oppure può essere opzionale, oppure di questi messaggi se ne deve scegliere uno tra questi tre possibili, eccetera. Allora, questo si indica racchiudendo tra un rettangolo tutta la banda di linee di vita che ci interessa, quindi tutti i messaggi che sono all'interno di questa banda vengono modificati dal ciò che scriviamo nell'angolino in alto a sinistra, che può essere tipicamente i vari messaggi, le varie parti sono in alternativa, oppure è opzionale questa parte, può avvenire oppure no, oppure tipicamente dov'è il loop? Dov'è il loop? Ah, loop è l'ultimo. Oppure questa parte si può ripetere. Ovviamente quando dico loop dovrò dire quali sono le condizioni di ripetizione. Quindi ci dà un minimo anche di linguaggio per poter esprimere sequenze che non siano puramente sequenziali, no? Ma si abbiano un minimo anche di algoritmo. Allora, torniamo al nostro esempio. Io ho provato a espandere questo caso d'uso, visualizza utente. No, perché è l'unico su cui abbiamo detto due parole ieri, no? Mi hanno detto, ma per visualizzare un utente prima di tutto devo cercarlo. Allora ho costruito un diagramma delle sequenze, un sequence diagram, che ho chiamato visualizza utente. Tra l'altro a livello di proprio organizzazione, qui ho questo use case visualizza utente e l'altro diagramma delle sequenze, proprio l'ho creato, no, puoi crearlo dove vuoi, ma tu puoi crearlo annidato sotto uno use case, quindi anche a livello di documentazione è chiaro che questo sequence diagram che vi sto per aprire è un sequence diagram che serve per descrivere questo use case, no, perché altrimenti uno ne ha 200 nella stessa directory e non capisce più niente, no? Magari poi bisognerà dare i nomi giusti o anche magari dei numeri, dei codici per aiutarci a orientarci. Ecco, questo è un possibile diagramma delle sequenze che rappresenta la funzione, che rappresenta l'evoluzione del caso normale, del caso semplice, no? Del happy case, del caso d'uso visualizza utente. Questo diagramma delle sequenze l'ho disegnato, l'ho chiamato visualizza utente user perché l'ho fatto dallo user point of view, dal punto di vista dell'utente. Quindi è un'interazione tra due linee di vita, che sono l'utente, in particolare un'istanza del tipo US, quindi due punti sta a indicare, non ho messo il nome dell'utente, potrei scrivere Pippo due punti US, cioè il nome è Pippo, l'istanza è Pippo, è un utente di tipo US, è un'istanza dell'attore US, che fa delle cose in relazione a un boundary di tipo website.
e non so ancora con cosa va a parlare, non so neanche ancora se dietro ci sarà JSP o chissà che cos'altro. So che parlerà con un sito web e ciò che io vedo dal punto di vista dell'utente è l'interazione col confine del sistema informativo. E quindi usato il simbolo di boundary, non il simbolo specifico di classe. E qui descrivo cosa fa l'utente, che è, concedetemi, non l'ho fatto, che ci sia scritto da qualche parte la narrativa dello use case. Questo descrive formalmente questa stessa narrativa. Cioè l'utente in qualche modo richiama la funzione di visualizzazione utente. Boh, selezionandola da un menu, cliccando su un bottone, non l'ho ancora deciso. Il sistema risponde fornendo un form per la ricerca degli utenti. Quanto sia complicato questo form non l'abbiamo ancora deciso. Ma sicuramente ci dovrà essere, può essere da una casella di testo in su. Dopodiché, passo 2. Ecco, vedete che qua c'è la linea di vita dell'utente che è sempre attiva. La linea di vita del sito web che invece è attiva solamente per quegli intervalli di tempo che servono al soddisfacimento della richiesta sincrona. L'utente manda un messaggio sincrono al sito, il sito lavora, frulla un pochino, manda indietro una risposta, risposta della linea tratteggiata. Quindi la risposta chiude la richiesta sincrona e quindi automaticamente fa morire l'oggetto che ha ricevuto il messaggio e che quindi ha fornito la risposta. Il sito web continua ad esistere, la linea tratteggiata esiste, ma non è più attivo, perlomeno nei confronti di questo attore. Quindi lavora qua il sito web. Dopodiché, secondo passo, l'utente in questo punto avrà davanti agli occhi il form di ricerca, fa delle cose che non ti dico, non perché siano immorali, ma perché non è il mio scopo qua di spiegare cosa fa l'utente, è il mio scopo di capire qual è un'azione dell'utente che implica un'interazione, no? Siamo nel dominio dell'interaction diagram, che implica un'interazione col sito web. Quindi il tutto si conclude quando l'utente pigia su invio di questo form, pigia sul tasto di invio. Allora, in quel momento, pigiare su quel tasto di invio implica che venga richiamata una funzione di ricerca dell'utente che ha come parametro dei criteri di ricerca. Questi criteri di ricerca saranno ciò che l'utente ha scritto nei campi del form. Ovviamente, ma non mi serve dirlo in questo momento, così come non mi serve dire il passaggio l'utente inserisce i dati nei campi del form, perché non è un'interazione. Se volessi lo potrei fare, se vogliamo facciamolo pure, tanto per fatemi fare un po' di spazio, dovrei dire che l'utente ha un intervallo di tempo, nel quale riempie i campi del form. Questo forse è meglio se la facevo asincrona, perché un messaggio a se stesso tipicamente non richiede una risposta. Allora ce la faccio. Mi sta abbandonando. Aspettate un attimo che mi... Eccolo qua, non me lo voleva dare. Questa qui, meglio se la faccio asincrona. Ok. Quindi quando io ho una componente di un sistema che fa qualcosa, ma nel fare questo non ha bisogno di interagire con gli altri, questo lo modello mandandomi un messaggio da solo. In questa fase qua, dicevo, non sarebbe necessario, perché sta descrivendo cosa fa l'utente,
che non è lo scopo, non è indispensabile per comprendere l'interazione, ma sto per capire come lo possiamo modellare se ci interessa metterlo in evidenza. Dopodiché manda i criteri di ricerca al sito web, il sito pensa e poi restituisce una pagina che contiene l'elenco degli utenti corrispondenti ai criteri di ricerca appena selezionati. Allora, questa notazione, guardate il passo 3 di questa figura, è molto generale. Adesso siamo sulla ricerca utente, ma pensate sull'accesso dell'utente, no? L'utente entra nel sito. Che questo sia, passando un badge, riempiendo un form, o semplicemente essendo riconosciuto perché c'è un sistema wireless che ti riconosce quando entri, l'interazione è quella. L'utente dice al sistema una certa cosa con certi parametri. Sono entrato, tra parentesi, la mia matricola. Come lo fornisco? Può essere progettato in modi diversi, e magari più di uno, che soddisfano tutti lo stesso caso d'uso con modalità tecniche diverse. Questo lo vogliamo salvaguardare, perché è una scelta di progetto che viene in un passo successivo. Qui stiamo facendo già delle scelte di progetto, e non è tutto automatico questo. Abbiamo deciso che prima si fa la ricerca si basa su certi criteri, e poi dopo scegli un... È una scelta di progetto che abbiamo fatto. Quando siamo passati da un unico ovale con scritto visualizza utente a queste sequenze di passi, abbiamo già fatto un passo di progettazione. L'altro passo che sarà da fare è di dire, ok, ma questo qui come lo faccio? Questo messaggio come glielo mando? Il caso di base è, beh, ci sarà un form su una pagina web, ma potrebbe anche non essere. In questo caso lo è. È per questo che cerchiamo sempre di mantenerci alti, no? Dopodiché io ho ipotizzato, mettendo questo rettangolo, il caso in cui questa ricerca possa essere anche iterativa. Scrivo un nome, no, aspetta, com'è che si chiamava? Non mi ricordo bene, scrivo un nome, non è lui, ci riprovo. E quindi non vado ogni volta a ripartire da capo, a riattivare la funzione visualizza utente, ma posso in un loop, scritto until satisfied, cioè finché non sono contento, posso andare a modificare il contenuto del form e lanciare una nuova ricerca. Dopodiché, alla fine, sono soddisfatto, quindi anti-satisfied vuol dire che quando sono soddisfatto esco da questa iterazione e passo alla sequenza successiva. Seleziono utente, ci ho cliccato sopra e lì dettaglio utente selezionato, mi fa vedere l'utente selezionato. E qui ho finito, lo use case finisce qui. Cosa faccio dopo? Sarà oggetto di un altro use case. Magari posso decidere di modificare, se ho il permesso di decidere di modificarlo, quell'utente, cancellarlo, oppure semplicemente essere contento di aver letto le informazioni. A quel punto è poi l'attore utente che sa cosa fare, non c'è più interazione. Quindi questo è un tipo di rappresentazione che formalizza meglio, si legge molto bene a passo passo con la narrativa. Si rinforzano a vicenda queste due descrizioni. Questa è più dettagliata, più formale. La narrativa magari ti fornisce anche qualche informazione di contesto in più, di interpretazione. Però non c'è ancora nulla di progetto, perché l'interazione si ferma col boundary del sistema, dicendo poi da qui in poi qualcuno lo implementerà. Noi possiamo facilmente arricchire questa rappresentazione costruendo sempre un altro diagramma di interazioni che io ho chiamato system, cioè dal punto di vista del sistema, in cui il lato utente non cambia, cioè i messaggi che escono ed entrano sull'utente non devono cambiare, se no sto sbagliando qualcosa. Ma al posto di un'unica lifeline website generica, ci metto i veri oggetti che interverranno. Io ho cominciato a farla, confesso che non l'ho finita ieri sera, e quindi ho fatto solamente il primo pezzo. Ho preso la figura precedente e ho detto: ok, website non esiste, non è niente, è una facciata. Allora, quando l'utente manda il messaggio visualizza l'utente al sito web, in realtà questo messaggio 1.1
viene inviato in particolare a una pagina GSP di tipo controller. Quindi vuol dire che ci deve essere da qualche parte un oggetto do visualizza utente. Questo oggetto col nostro pattern MVC fa un po' di lavoro e poi manderà un messaggio asincrono. Questi sono tutti messaggi asincroni perché di fatto è una pallina che rimbalza, non torna mai indietro a chi l'ha mandata. Un messaggio asincrono dalla pagina dal controller alla vista e che ho chiamato view visualizza utente. Questo messaggio non porta, in questo caso specifico, non porta parametri. Qui stiamo pensando alla fase iniziale in cui l'utente clicca sulla voce di menu, visualizza utenti oppure gestione utenti e il sito gli dà la pagina col form di ricerca. No, quindi questa pagina non ha bisogno di parametri per essere generata, perché non contiene ancora gli utenti, contiene solamente un form vuoto. Questo è un modo di progettare. Se facessi un progetto fatto meglio, diremmo che la prima pagina già a sua volta contiene magari un elenco degli utenti, su cui magari i primi 20 utenti in ordine alfabetico, poi ci sono dei filtri, no, che permettono di restringere questa ricerca. Ma sarebbe un progetto diverso. Qui abbiamo già fatto una scelta di progetto, a monte. Alla prima interazione restituisco un form vuoto. Allora vuol dire che nella forward il tuo controller lì non serve a niente, detto in altri termini. Non fa altro che avere un'unica istruzione che fa forward, perché non riceve parametri, non crea oggetti, non fa query, non coinvolge dei DAO e niente. Quindi. Poi passa la vista, la quale creerà l'HTML e lo rimanda indietro a questa entità virtuale website, che in realtà non esiste, no? Possiamo immaginarla come Tomcat, ma in realtà non fa nulla di contenuto, e questo viene, diciamo così, si trasforma nel messaggio di risposta all'attore richiedente. Allora, stiamo cercando di dimostrare che quello scambio di messaggi lì, che era puramente ipotetico, desiderato, in realtà viene attuato concretamente dall'interazione, nell'opportuna sequenza, tra oggetti ben precisi, di cui posso dare il nome e il cognome. Posso già definire il nome della classe, posso definire il package in cui si trovano, posso definire tante belle cose. In questo caso sono due GSP, quindi non c'è molto da definire. Ci fosse di mezzo un bin, ci fosse di mezzo un DAO, come ci sarà sicuramente, no, nel passo successivo, allora io lì definirò una classe, potrò già cominciare a definire quali sono i suoi metodi, in alcuni casi quali sono le sue proprietà, e sto già facendo un po' di progettazione. Progetto il pattern di interazione e progetto gradualmente gli oggetti di cui ho bisogno. E come si richiamano, chi richiama chi, no? Che cosa viene inviato, eccetera. Quindi questo è un passaggio successivo. Nel documento dei requisiti, sta roba non ci va. Nel documento dei requisiti metteremo il lato utente. Poi chiudiamo il documento dei requisiti, quando apriamo la fase di progettazione, andiamo a prenderci gli use case che avevamo lato utente e li trasformiamo in use case lato sistema, mettendo il nome e il cognome dei veri oggetti che fanno il lavoro. Lavorando con uno strumento di sviluppo UML ci permette anche, cioè se ho un bin che viene usato in più use case diversi, se uso bene il tool, il bin sarà lo stesso e quindi le sue proprietà saranno condivise e quindi mi accorgo facilmente, niente, questo non me lo apre, devo farlo qua, da qua. No, questo bin, questo qua, visualizza utente, non ha molte proprietà perché non è una classe, semplicemente un... se avesse delle proprietà, vedrei le stesse in tutti i diagrammi, per cui magari in alcuni diagrammi ho bisogno di alcuni metodi suoi, in altri diagrammi ho bisogno di altri metodi, ma alla fine... Facendo questa progettazione scopro quali sono tutti i metodi di cui ho bisogno. Non solo, posso anche fare un controllo sul fatto che
non muoio, prometto. Ogni messaggio che viene inviato, soprattutto di tipo sincrono, è una chiamata di metodo. Quindi ogni volta che io mando un messaggio a un oggetto, la lifeline è un oggetto, lasciamo perdere, dicevo, le JSP perché sono oggetti particolari, il nome del messaggio che mando deve coincidere con uno dei metodi definiti dalla classe. Se no vuol dire che ti sto chiamando un metodo che tu non hai. E quindi è uno strumento di convalida molto forte. E i parametri del messaggio che mando, no, qui ho mandato un messaggio, qua, ad esempio, e ho detto, di questo messaggio, il nome del messaggio è visualizza utente e il parametro è il criterio di ricerca. L'ho potuto scrivere così perché sono sul lato informale. Ma se poi quella colonna fosse un oggetto, io potrei, avrei l'elenco delle operazioni, dei metodi che ho definito a livello di oggetto, e quindi il messaggio lo precompilo. Devo essere sicuro di chiamare un metodo che esiste e come parametri gli passo un oggetto che ho definito da qualche parte. Quindi mi dà, prima ancora di scrivere codice, poi avere quindi Eclipse che mi controlla le cose, lo posso fare già a questo livello qui. E qui mi accorgo se mi mancano dei pezzi. Mi accorgo che se nella fase è difficile, no, scoprirlo, scoprire che poi uno abbia dimenticato se ha fatto bene i vari passi, se si è ragionato. Però qui fai la prova del 9. Quando ho questo, beh, capite che l'implementazione diventa molto semplice. Perché prendo uno per uno, so esattamente cosa devono fare, con chi devono interagire, quali messaggi ricevono e quali messaggi devono spedire. Se diventa più interessante, poi ve lo faccio, no? O magari provate a cominciare a pensarci, poi vi metto anche online nella mia versione, di passare alla visione di sistema di questa parte, la seconda. Lasciamo perdere il loop che interessa poco, perché non cambia nulla al sistema, il fatto che la stessa funzionalità venga richiamata più volte. Ma come il sistema gestisce visualizza utente, elenco utenti corrispondenti, in termini di oggetti classi. E JSP, controller, e qui c'è il solito, no? C'è il solito poker, no? Di quattro oggetti, che c'è un controller con un DAO, un Bing e una vista, che collaborano, no? A ottenere un certo risultato. In questo caso è ancora un'interazione semplice, perché probabilmente il DAO ha bisogno di un metodo solo per essere richiamato, ma a volte ha bisogno di richiamarlo più volte, quindi c'è un rimpallo avanti e indietro tra controller e DAO che può essere, che sono una serie di chiamate sincrone. Controller chiama in modo sincrono il DAO, poi fa il forward in modo asincrono del Bing verso la view. Proviamo a pensarci, no? E qui sto già facendo progettazione abbastanza di dettaglio, senza scrivere una riga di codice, ma progettazione abbastanza di dettaglio. E questa è una visione, punto di vista, che io trovo estremamente utile. Poi per le pagine semplici è fin ridondante questo livello di dettaglio, quindi no, si soprassiede, quando è una cosa standard, ma sulle cose più complesse vale la pena, secondo me, no, di mettersi lì a stendere queste quattro righe. C'è poi l'ultimo tipo di diagramma. Qual è il difetto di questi diagrammi di interazione? Beh, innanzitutto funzionano molto bene sul caso normale, sul caso nominale. Sugli errori cominciano a complicarsi se qua c'è chi gestire percorsi alternativi. Quindi conviene magari fare sequence diagram diversi per il caso nominale e per eventualmente alcuni casi di errore. C'è tutta la notazione anche per fare il forking dei diagrammi, ma diventa anche un po' pesante graficamente. Quando poi una cosa diventa difficile da leggere, perde un po' la sua efficacia, no? Anche dal punto di vista della documentazione. Sì, prego. Allora, questo è uno strumento, ok? È uno strumento di lavoro. Nella tesina quello che c'è scritto è che nella fase 2 servirà il documento di requisiti. Quindi il requisito sicuramente si ferma o qui o qui. No, io quello che ci vedrei sicuramente gli use case diagram, perché decide, è ciò che definisce che cosa fa il sito, e magari per le funzioni un po' meno scontate, un po' meno banali, arrivare a definire come funzionano. Questo è il documento dei requisiti. Da qui in poi parte la progettazione. Allora, la progettazione, su quella non vi chiedo nessuna relazione, nessuna documentazione. Sono strumenti che potete avere voi per aiutarvi nella progettazione. Okay?
se no altrimenti salta fuori 1000 pagine. No, perché se uno lo fa, però se voi pensate a progetti grandi che sono gestiti magari da persone diverse, da team di consulenti, quindi lo fai in outsourcing, hai bisogno di questa cosa qua scritta. A meno che uno non adotti metodologie cosiddette agili, in cui vai avanti, però anche lì la documentazione la fai in parallelo, magari la fai dentro il codice, la fai in parallelo allo sviluppo, ma su sistemi complessi. Purtroppo c'è tanta, non dico tanta carta, sì, non neanche purtroppo, nel senso che poi alla fine alla lunga ti ritorna. No. È mastodontico. Sì. Ok, dicevo, quando le cose diventano complicate, diventa pesante fare questo tipo di diagrammi. Perché sequenziali nel tempo, perché a volte, no, perché quando, soprattutto quando ci sono tanti utenti, quindi immaginate tante linee di vita che si estendono, questo diagramma diventa larghissimo orizzontalmente, se poi si estende anche nel tempo diventa, o lo stampi in grande, ma se non anche in foglio A4 diventa magari difficile da leggere. Allora c'è un modo, c'è un diagramma che è semanticamente equivalente, ma graficamente più compatto, per rappresentare le stesse cose che è il cosiddetto diagramma di comunicazione. No, vi faccio vedere un esempio in cui ci sono gli stessi attori, le stesse classi o entità o boundary di prima e ci sono delle frecce tra l'uno e l'altro. Queste frecce sono numerate 1, 2, 3 a indicare la sequenza dei comandi, ma questa sequenza non è nell'asse dei tempi. E quindi puoi posizionare questi oggetti in modi diversi, li vedi anche visivamente chi collabora con chi. No. Perdi la visione temporale è ancora esplicita, per quello che dico che sono semanticamente equivalenti perché quei numeri di messaggi ti danno la scadenza temporale, la sequenza temporale. Perdi un pochino il potere espressivo, la capacità di esprimere facilmente, ad esempio, di un loop o un'alternativa. Si può fare perché basta che tu un numero messaggio 1.2 punto asterisco per dire che questo si ripete, ci sono delle notazioni per farlo, però sono molto meno evidenti, saltano meno all'occhio. Però un diagramma di questo genere è un pochino più robusto, nel senso che anche quando hai molti oggetti, vedi quali sono gli oggetti, vedi quali sono i metodi di questi oggetti che vengono chiamati, metodi chiamati in oggetto sono tutti i messaggi che lui riceve. Li riceve magari in tempi diversi, perché riceve il messaggio 3, poi riceve il messaggio 7, perché in un altro momento quello stesso oggetto. Pensate a un Bing che riceve dei metodi chiamate un po' da tutti, dal controller, dal DAO che gli riempie i campi, dalla view che ne deve leggere i valori, in tempi diversi. Allora tu hai un oggetto unico che riceve diverse frecce entranti, e quindi sono i metodi che lui deve offrire. E poi ha frecce uscenti che sono i metodi che lui deve usare da parte di altri oggetti. Questa è una via di mezzo da un diagramma delle sequenze, tra un sequence diagram e un class diagram. Perché il class diagram indichi tutte le chiamate che una classe può fare a un'altra, quindi tutte le relazioni che c'è tra una classe e l'altra. Qui indichi anche in quali chiamate avvengono specificatamente in questo use case, qui non in generale, in questo use case, quali specifiche e in che ordine. Quindi è una notazione, diciamo così, visivamente da lontano più simile a un class diagram, vedi delle classi, ma contiene l'informazione del sequence diagram. Questo lo trovo utile e non a caso, senza parlare di UML, l'abbiamo già usata una notazione del genere. Ricordate quando abbiamo imparato a fare model view controller a mano, no? Alla lavagna, avevamo fatto un diagramma di questo genere, dicendo allora c'è questo qui che manda un messaggio a quell'altro, richiede a quell'oggetto sotto, eccetera. Non era formalizzato, ma era quel tipo di rappresentazione. E quel tipo di rappresentazione è utilissima in fase di sviluppo, perché di fatto è la checklist dei pezzi che sono da fare, degli oggetti che devi fare. Questo l'ho fatto, ok, fatto lo spunto, e poi rimane ancora quell'altro, rimane quell'altro. Mentre perché di ogni oggetto sa esattamente cosa deve fare in questo contesto. Mentre invece in un sequence diagram è più difficile andare a raccogliere queste informazioni. Hanno funzioni diverse, no? Vi dico, semanticamente sono equivalenti, il diagramma della comunicazione e il diagramma delle sequenze, ma visivamente comunicano in modo diverso. E basta, perché poi il diagramma Interaction Overview
è, se vogliamo, una versione astratta che lega tra di loro vari. Se avete interazioni molto complesse potete dire, va bene, faccio prima una certa interazione e poi ne faccio un'altra oppure un'altra ancora. Scusate, ho perso il segno. E quindi è un modo per mettere insieme vari tipi di diagrammi di interazione per sistemi più complessi. Più complessi perché normalmente le interazioni in sistemi web sono abbastanza semplici. Sono molte, tante, ma ognuna è semplice. Mettere un sistema desktop invece possono essere più pesanti, proprio dal punto di vista strutturale. Quindi questo è un po' il percorso che ci accompagna, no? Da un use case narrativo alla fine a qualche cosa che ha i nomi delle classi e i nomi dei metodi. Chiaramente lo riprendiamo. Io qua in queste slide che ho fatto molto sintetiche che ho messo sul sito, vi ho messo soprattutto il link a questo documentino qua che è il ripasso veloce di UML, e poi sono due presentazioni che ho trovato su SlideShare che mi sembrano, insomma, abbastanza buone, sul use case diagram e sul sequence diagram. Quindi se volete andare a guardare, sono indicato il link, che sono i due tipi di diagrammi con cui lavoreremo di più, ovviamente, no? Quindi vi danno informazioni, ad esempio quello sui use case diagram, sui tipi di relazioni, che sono referenze tra include, extend, ereditarietà, eccetera, no? E la stessa cosa con i diagrammi delle sequenze, entra un pochino più nel dettaglio sul formalismo. È un gioco di parole, ma noi non ci formalizzeremo troppo sul formalismo, ovviamente, no? È uno strumento, a noi serve soprattutto comunicare. Questa parte qua di flusso di progettazione in realtà non ho fatto altro che raccogliere questi disegni che abbiamo visto insieme interattivamente per arrivare a dire che alla fine, come passi successivi che ci mancano, è poi praticamente la realizzazione vera dell'applicazione. Quindi il class diagram è l'unione di tutti i collaboration diagram, perché in ogni collaboration diagram, che è la versione statica, no, della strutturale dell'interaction diagram, ho degli oggetti e un sottoinsieme dei metodi che offrono. Se io sommo i metodi offerti da quell'oggetto in tutti gli use case in cui questo viene usato, ho la specifica completa di quella classe. E quindi divento, ho il class diagram. E una volta che ho il class diagram, ho tutto, nel senso che da lì posso partire con l'implementazione. Se voi immaginate di avere dei programmatori che stanno in India o in Cina, gli date il class diagram, gli avete dato una specifica molto precisa di ciò che devono fare. Poi magari sono capaci a fare casino lo stesso. Però, diciamo così, a quel punto diventa facile organizzare il lavoro, dividerlo su team anche ampi, adesso senza andare in Cina necessariamente, ma come purtroppo fanno molte multinazionali, ma anche se avete un team di sviluppo ampio, dividere, ok, tu fai queste classi, tu fai questo package, tu fai quest'altro, tanto le interfacce sono già tutte definite. Quindi si tratta solamente più di fare implementazioni fatte bene, efficienti, eccetera, e sai già esattamente, no? Non solo sono definite le interfacce, ma è definito anche il comportamento nel tempo. Abbiamo un sequence diagram che dice questo oggetto non è che fa tutto da solo, ma deve richiamare quell'altro, no? Quindi è un grosso sforzo in fase di progettazione, ma poi rende, brutta parola, industrializzabile, nel senso di replicabile e scalabile in termini di numero di persone, rende più industrializzabile la fase di implementazione, che in realtà poi è quella che costa di più, perché la progettazione è vero che richiede tanta carta, tanto pensare, ma la fai in un gruppo ristretto di persone. Poi però il numero di righe di codice è molto maggiore del numero di frecce dell'interaction diagram, no? Per cui alla fine lo fai upfront per poi avere un vantaggio, diciamo così, nella fase poi successiva, oltre al fatto che ti rimane come documentazione per manutenzione, per estensione, eccetera eccetera. Fa male la documentazione, ma purtroppo non siamo capaci a farne a meno. Va bene, questa era la chiacchierata, no, che avevo in programma per oggi, e quindi poi useremo questo ovviamente nell'andare avanti con la specifica del sito, ma useremo anche questa notazione, adesso non mi ricordo più se la prossima settimana o giù di lì, no, ecco, la prossima settimana, visto che manca la lezione del 5, perché c'è l'inaugurazione dell'anno accademico, salta un pochino
la cadenza delle esercitazioni, no? Sai che cominciamo il martedì e finiamo il lunedì, cominciamo il mercoledì e finiamo il lunedì. Allora, quello che abbiamo deciso, se riesco a cliccare sul posto giusto, quello che abbiamo deciso è di sincopare un attimino la cosa, nel senso che la parte del web service che avete cominciato il 28, quindi mercoledì, l'altro ieri, non la finite lunedì, dopodomani, che sarebbe qua, ma slitta al lunedì successivo, no, visto che vi piace tanto, così avete 2 settimane per finirla, la parte sul server del web service. Lunedì invece, che rimane spezzato perché non c'è la settimana intera, vengo io e andiamo avanti con la progettazione del sito, in particolare lavoriamo sul modello dati. Quindi cerchiamo di prendere quei requisiti non funzionali e fare un diagramma di tra relazioni e provare a tradurlo in tabelle del sito. Nel frattempo, tanto per darvi un po' in preview, durante la settimana userete questa modalità di modellazione con i diagrammi delle sequenze per studiare un modo per generare pagine complesse. Cioè, non è un problema che non ci siamo mai posti, hai una pagina del sito. Questa è fatta di parti comuni e parti variabili. Come le organizzo dal punto di vista del codice? Senza avere delle view con delle include messe lì più o meno a caso? Allora, però per potervi spiegare questa cosa, mi faceva piacere che aveste lo strumento, l'interaction diagram, per poter vedere che cosa succede, altrimenti ci si perde molto facilmente a colpo di include, di controller multipli. Questo è il male che vi aspetta la settimana prossima, ma per fortuna avete un weekend davanti. Ci vediamo.